di nuovo buongiorno e ben ritrovato Giuseppe Conte, ex eh, presidente del consiglio, leader del movimento 5 stelle, grazie per essere eh, qui con noi a mattino 5. buongiorno, grazie a lei per questo invito e mi permetta un saluto in particolare a tutte le telespettatrici di oggi della festa della donna. Eh, assolutamente glielo, glielo permetto, lei l'ho vista eh, collegata un, un po' prima del diciamo di quando siamo in onda ora e avrà sicuramente seguito un po' il nostro blocco precedente avevamo un imprenditore che di bolletta da 5.000 euro ne sta pagando 50.000 e d'altra parte basta andare alla pompa di benzina sotto casa per scoprire che oggi la benzina è 2 euro e il diesel 2 euro e 100. è preoccupato preoccupatissimo perché la situazione è drammatica Ieri per esempio anche i pescatori non sono andati per mare perché non riescono più a fare il pieno di gasolio per navigare. Questo riguarda un po' tutti, riguarda la filiera produttiva, riguarda anche la filiera alimentare, eh, il settore alimentare. E ecco perché da subito, l'abbiamo detto, Movimento 5 Stelle, abbiamo necessità di un Energy Recovery Fund, uno strumento in Europa. Costruito come già fatto con il Recovery Fund sul debito pubblico comune, e abbiamo poi da varare un progetto in Italia interno che faccia, uh, introduca degli strumenti e quindi degli aiuti concreti a famiglie e imprese che saranno assolutamente, sono già e continueranno a essere ancora più in difficoltà. Che cosa Dobbiamo significa così? un Energy Recovery Plan? Allora, Energy Recovery Fund significa semplicemente che in Europa dobbiamo uh, costruire un sistema finanziato come abbiamo già fatto con Next Generation sul debito pubblico comune europeo. Mettere a fattor comune quella che è la necessità di diversificare, renderci autonomi sul piano energetico. Quindi, significa, come già è stato anticipato, porre un tetto calmieratore per quanto riguarda gli acquisti europei. Stoccaggi comuni, quindi possiamo eh, immagazzinare la capacità di energia a beneficio comune del paese che di volta in volta ne ha bisogno, quindi potenziamo la nostra autonomia. Stoccaggi comuni, anche acquisti addirittura comuni, e quindi la possibilità di redistribuire in modo intelligente tra i paesi europei il peso e le ricadute, e i colpi economici di questa crisi energetica. E ovviamente il pilastro di questa politica europea sul piano interno è investire da subito massicciamente e non in modo diluito nel tempo, sulle fonti rinnovabili che sono la nostra salvezza, anche perché lo ricordiamo ai telespettatori, la energia che ricaviamo in quel modo costa di meno, ad esempio, rispetto a quella atomica nucleare. No, quindi lei diciamo anche alla luce di questo scenario. In cui ci troviamo non ha cambiato idea rispetto alle posizioni che ha avuto nei suoi governi o che ha avuto eh, il Movimento 5 Stelle nel tempo, che sono state posizioni contro eh, la TAP, eh, contro i rigassificatori e eh, contro le trivellazioni nel mare Adriatico? O ha cambiato idea? Guardi, se qualcuno pensa che la crisi energetica noi la risolviamo con le trivellazioni in mare adriatico, secondo me sbaglia di grosso, quindi da questo punto di vista non c'è assolutamente da cambiare idea poi ricorder, eh, vorrei ricordare che il mio governo è quello che ha consentito la realizzazione del TAP, l'ultimo tratto che era in corso di realizzazione quindi siamo, ovviamente abbiamo un atteggiamento pratico quando si tratta di realizzare e perseguire l'utilità pubblica il problema è che transizione energetica ed ecologica vogliamo noi la vogliamo democratica, diffusa, il super bonus significa la rigenerazione urbana a disposizione di tutti, le comunità energetiche significa offrire la possibilità nei comuni di autogestirsi, autoprodurre fonti rinnovabili, addirittura poterla scambiare, poter vendere l'energia che si produce in più. Case passive. Abbiamo una serie di strumenti. Nel nostro progetto che presenteremo e, e, e quindi, ci sono. Quindi tutti. anche oggi lei sarebbe, o è contrario al piano invece che al governo, di aumentare. Quello che noi prendiamo dal, dal mare Adriatico, dai nostri mari? Ma guardi, ecco. se c'è un giacimento da cui estraiamo possiamo incrementare l'intensità di, estra eh. di estrazione, questo non c'è dubbio. Ma, eh, il problema ma non è che oggi sì e ieri non no. Non dobbiamo prendere in giro i nostri cittadini dicendo che noi andremo a estrarre nell'Alto Adriatico o andare a fare nuovi buchi e no, risolveremo il problema. Non no, è questo no, il questo tema. Certo, certo, però come dicono a Genova, meglio che niente, cioè nel senso che quei. Que Gas le... che, quel gas che non abbiamo estratto dall'Adriatico l'abbiamo comprato alla Russia in Guardi, questi anni. Guardi, le ho già detto: se ci sono delle concessioni già esistenti, possiamo anche incrementare l'intensità dell'estrazione okay. e possiamo ovviamente anche ricorrere. adesso Ad esempio, uno strumento anche per non dipendere più dal gas russo è quello di incrementare le forniture da altri. L'Algeria già ci ha assicurato disponibilità, abbiamo Egitto, Kazakistan, l Azerbaijana, l Azerbaijana, paesi. Arzebaio, a... scusate Azerbaigian allora. correttamente, e quindi ci sono. Ah, dobbiamo ricorrere ad altre forniture perché il gas ci serve per realizzare questa, questa transizione. Ma il problema è che oggi le risorse finanziarie le dobbiamo mettere negli impianti rinnovabili. Oggi, perché nel giro di poco tempo noi davvero possiamo avviarci a un processo di diversificazione energia più pulita, meno costosa, e quindi anche a livello europeo autonomia strategica. Eh, senta, eh, noi. Stiamo combattendo questa guerra sicuramente sul fronte delle sanzioni, eh, stiamo ragionando, mi sembra tutta l'Europa, su, su, sulla possibilità di aumentare le sanzioni anche a livello eh, delle forniture energetiche, ma la stiamo combattendo anche sotto il piano militare, perché eh, l'Italia ha scelto di fornire eh, mezzi eh, militari, che vuol dire anche eh, mezzi letali. Eh, all'Ucraina all eh, e lei ha guidato il movimento 5 Stelle in questo senso? Assolutamente sì, Assolutamente sì. di fronte a un'aggressione militare così plateale e clamorosa è giusto che la popolazione sia, eh, ucraina sia aiutata, aiuti finanziari, aiuti economici e umanitari e abbiamo accettato anche di fornire aiuti militari. Quest'ultima è stata una decisione che non abbiamo preso come Movimento 5 Stelle a cor leggero, perché riteniamo che la via maestra sia una soluzione politica perseguita attraverso lo strumento diplomatico. Riteniamo che questa soluzione assicuri una stabilizzazione di quell'area e assicuri una soluzione politica, ovviamente, che riconosca, a parte il principio della libera sovranità, della popolazione ucraina e del riconoscimento sì. del loro diritto a perseguire e a vivere la democrazia. Senta, Detto questo, il, però non ci siamo sottratti a, perché a in questo caso si tratta di. Esatto, si tratta di esercizio chiedo... della legittima difesa da parte del popolo ucraino e quindi è stata anche applicata per loro l'articolo 51 della Carta dell'ONU. Eh, e anche nel Movimento 5 Stelle, anche in, in tanti altri eh, ovviamente partiti eh, queste, queste, questa decisione è stata eh, sofferta. Nel Movimento 5 Stelle eh, addirittura il presidente della Commissione Esteri del Senato Petrocelli ha votato contro. Lei Prenderà provvedimenti nei confronti eh, di Petrocelli oppure lo ritiene libertà di coscienza all'interno del Movimento? Non mondo? prenderò provvedimenti perché ho già detto che è stata una decisione sofferta per il Movimento. Il senatore Petrocelli eh, durante i lavori della Commissione si è sempre astenuto per esercitare imparzialmente eh, il suo ruolo di Presidente. In aula si è affidato a questo voto di coscienza, me lo aveva anticipato, non ci sarà nessun provvedimento. Eh, senta, lei eh, condivide le parole che ha usato Di Maio, molto dure nei confronti di Putin, lo, lo ha definito al pari eh, di un animale, o pensa che siano state fuori luogo per il nostro, diciamo, apice della diplomazia? Ma guardi, io direi in generale dobbiamo distinguere, è chiaro che eh, qui stiamo facendo anche un po' di confusione, credo, del nostro Paese. Che stiamo anche coinvolgendo la popolazione russa. C'è un discorso più generale che vorrei fare su questo punto. visto che addirittura eh, è la cultura russa che viene attaccata, c'è un atteggiamento quasi di macartismo nei confronti, che viene messo al bando, come dire, quello che è un patrimonio dell'umanità. Insomma, che ne so, Dostoevsky, Tolstoi, come mettere al bando Dante, Boccaccio, Petrarca, Manzoni. La cultura russa è parte integrante anche della nostra formazione di tantissimi di noi e pa fa parte della cultura universale. La popolazione russa in questo non ha una responsabilità. In questo momento però il vertice politico russo ha una grande responsabilità. Putin per primo. Quindi distinguiamo anche perché. Ma considera... eh però infatti, infatti Di Maio non ha in quel caso parlato dei russi, ha parlato di Putin. E secondo lei ha usato toni esagerati oppure condivide questo giudizio? Guardi, eh, Putin si è reso oh, colpevole di un grave atto di irresponsabilità eh, con questa aggressione militare. Quindi, adesso al di là delle parole, è sicuramente la sua azione è fermamente da condannare. Eh, senta, eh, lei eh, è stato tra i protagonisti eh, quando ci fu il Covid in Europa. Anche con il, il Recovery Plan eh, sui tavoli eh, della trattativa. Ieri Draghi alla von der Leyen ha parlato di un'Europa unita. Però oggi Draghi, al tavolo con Biden, non c'è. Quanto è grave questa mancanza? No, non nei confronti di Draghi, per noi ma guardi. Ehm... Diciamo che eh, per quanto riguarda anche la crisi ucraina è chiaro che c'erano già dei formati, per esempio forse non si conosce ma c'era un formato Normandia che in qualche modo sorvegliava l'attuazione degli accordi di Minsk, che poi da lì nasce anche la controversia. Eh, ma quale... il formato cosa significa? Già de dei canali diplomatici aperti? Esatto, c'era cioè Russia, Ucraina, sedevano a quel tavolo, Germania e Francia. L'Italia ci eh, sono stati momenti in cui ha partecipato anche a quel formato e quindi ha avuto la sua delegazione per dare un contributo. Però diciamo che eh, è un po da, da un po' di anni che l'Italia non seguiva direttamente la crisi e quindi l'attuazione degli accordi di Minsk. E poi la crisi che è venuta fuori ed è esplosa militarmente in questi giorni. Detto questo. Io sicuramente il Presidente Draghi, il Premier Draghi, troverà il modo per dare un contributo attivo. È importante che l'Italia ci sia, anche perché l'Italia, come anche la Germania, ha sempre avuto un canale di dialogo privilegiato con la Russia. E guardate, quando ci sono anche dei conflitti così cruenti come quello attuale, bisogna sfruttare qualsiasi canale. Di dialogo, perché è chiaro che da un conflitto del genere possiamo uscirne solo con una soluzione politica attraverso le vie diplomatiche. In questo momento l'impressione che all'interno dell'Unione Europea non ci sia diciamo, il, la possibilità di giocare un ruolo di reale mediazione, sta cercando di farlo Macron. Credo che Draghi possa recitare un ruolo importante in virtù, ripeto, del rapporto tradizionale anche che l'Italia come anche la Germania hanno con la Russia e dobbiamo anche favorire l'intervento di altri mediatori che possono essere anche la stessa Turchia Israele, la Cina tutto benvenga, benvengano queste intermediazioni se noi riusciamo Ma a, non ha a la ottenere sensazione... la cessazione delle ostilità e la ripresa dei Le, negoziati. Lei, che appunto ha vissuto da protagonista un momento in cui l'Europa è stata in grado di unirsi sui vaccini e sul piano diciamo, del recovery, e questo, questo momento rischia di spezzarsi adesso. Lei ha paura di questo? È preoccupato? Vede questo germe svilupparsi? Guardi, direi di no. Dire di no, ovviamente il discorso è complesso, lo semplifico. In questo momento mi sembra che l'Europa abbia reagito tempestivamente in modo unitario, sia per quanto riguarda le sanzioni e ovviamente quando si ragiona di sanzioni, poi si va a toccare. Dei nervi scoperti dei singoli paesi. No? Alcune sanzioni svantaggiano alcuni, avvantaggiano altri, o comunque svantaggiano meno altri. Quindi è chiaro che quando si va in concreto, poi sui tavoli della diplomazia, bisogna lavorare con molta attenzione e trovare anche un'unanimità che non sempre è facile. Però l'Europa ha reagito in modo tempestivo e unitario sul piano delle sanzioni anche molto pesanti e mi permette di aggiungere. Abbiamo dato un'ottima prova anche di unità e solidarietà a livello europeo, attivando da subito, cosa che non era mai successa, era nel cassetto quella protezione temporanea offerta a tutti i profughi che vengono dall'Ucraina. Certo. Questo significa gestione. Forse ecco, i telespettatori non colgono l'importanza di questo passaggio. Significa che oggi. Quello che è un dramma epocale, parliamo di milioni e milioni in prospettiva di profughi. Potrà un essere gestito centralmente. In modo uniforme, uniforme, collettivo e potremo operare realmente nel segno della solidarietà, potremo offrire accoglienza e integrazione immediata allora, a queste famiglie lacerate e sofferenti. Allora auguriamoci ovviamente, io intanto ringrazio Giuseppe Conte è stato premier, è leader del Movimento 5 Stelle, speriamo che questo diciamo, meccanismo poi riguardi anche tutti i profughi e i migranti su cui invece l'Italia molto spesso è stata lasciata da sola. Grazie a Giuseppe Conte per essere stato con noi a mattino 5, a presto. Grazie a lei, buona giornata.